Presentiamo oggi il libro Storia di Kate, La volontà di Dio rende tutto perfetto, scritto da Deborah Sagrazzini che abbiamo con noi. E, in un giorno specialissimo registriamo questo nostro incontro. Oggi è il 16 giugno 2022 e il 16 giugno è la data di compleanno della nostra Kate e data del suo matrimonio. Quindi l'abbiamo vissuta come una data predestinata per trovarci a parlare di lei. Oltre a Deborah abbiamo Erika Moretti che è grande amica di Caterina ed è stata la sua oncologa e Maria Marchi, grandissima e storica amica di Caterina. Ci aiuteranno non solo a presentare il libro di Deborah, ma ad approfondire la loro esperienza con la Caterina, la loro vita vissuta in tantissimi e lunghissimi anni. Deborah, inizierei subito chiedendoti chi è Caterina. Bene, buonasera a tutti. Allora, innanzitutto è la mia amica. Sono diventata amica di Caterina per vocazione, praticamente, perché Caterina non la conoscevo, infatti io racconterò la storia della Caterina dagli occhi dei suoi amici e della sua mamma, che introduce appunto la storia di Caterina in questo libro. Sono diventata amica di Caterina per vocazione perché me l'ha chiesto sua madre. Magari questo lo racconterò nel corso della nostra chiacchierata. Allora, Caterina è una donna, una madre, nata appunto il 16 giugno del 1981, è vissuta a Firenze, precisamente in un ameno paesino tra le colline del Chianti. Frequenta medicina a Firenze con Erika e altri amici ed entra nella scuola di specializzazione in chirurgia pediatrica all'ospedale Meyer nel 2007. In quell'anno Kate decide con alcune amiche, tra cui Maria Marchi, di iniziare l'avventura di una convivenza. Trova un appartamento con quattro amiche, quelle storiche, cito, con cui è cresciuta a pane e ciel, un appartamento che chiedeva, cito, di non abbassare mai la guardia per il bene reciproco e soprattutto per la salute di Chiara. E poi, insomma, Maria ci aiuterà un po' a capire, a ricordare questi momenti, però Chiara era una delle quattro ragazze che aveva un grande disturbo, un grave disturbo alimentare. In poco tempo, però, la loro vita cambia. Kate si allontana dal movimento e dagli amici più cari, si dà al divertimento sfrenato e inizia a fare cose in cui, come dice lei, non c'è da pensare troppo. Lei scrive di sé, anche le chiacchiere in casa per condividere quello che ci accadeva iniziarono a farsi rare, finendo poi per non domandare più neanche la grazia per la guarigione di Chiara. Nel 2008 incontra Jonathan, che la conquista con una X5, la macchina preferita della Kate. Kate scrive di lui: un ragazzo dal cuore buono e generoso, incontrato nelle fila degli ultras della curva Fiesole. Nel frattempo, anche Caterina, un'altra amica della Kate, e Maria Marchi, si fidanzano con Michele e Gianluca, anche loro provenienti dallo stesso mondo di Jonathan, quindi dallo stesso mondo degli ultras. Adesso sono sposati anche loro con famiglia. Dopo pochi mesi, nell'aprile del 2009, scopre di essere incinta. E vorrei leggere il pezzo in cui Johnny, così introduciamo subito anche il marito, l'altro personaggio essenziale, fondamentale della vita della Kate, il momento in cui scoprono la presenza della nuova vita. Domenica 5 aprile 2009, trentesima giornata di campionato di Serie A. In calendario Atalanta-Fiorentina. La curva ha ovviamente in programma la trasferta. Siamo a una settimana precisa dal rientro da Lourdes dei nostri cinque pellegrini e Jonathan alle ore 7:30 sarebbe dovuto partire per Bergamo. La Kate quella mattina avrebbe dovuto essere di turno in ospedale, invece il telefono di Johnny squillò all'alba. La sento arrabbiatissima, mi chiede di correre a casa sua perché mi doveva parlare urgentemente. Così vado in appartamento e la trovo in lacrime, che inizia a parlare,
e mi consegna in mano un affare di 30 centimetri mai visto in vita mia, un'asticella con due linee rosse marcate, racconta Johnny con la sua caratteristica e ironica fiorentinità. Ma che è questo affare? Un test di gravidanza. Non c'è scritto nulla. Eh no, ma quelle due strisce rosse dicono che sono incinta. E allora, che problema c'è? Allora andiamo avanti. E me lo dici così. Kate rimase talmente sorpresa che non riusciva a capire la reazione di Johnny. Ma a Johnny era di colpo tornata in mente una domanda segreta fatta alla Madonna di Lourdes proprio una settimana prima. Infatti, pochi giorni prima, Johnny aveva accompagnato a Lourdes le quattro amiche per chiedere la grazia della guarigione di Chiara, e lì Johnny chiese alla Madonna di fargli capire con molta chiarezza se Caterina fosse la donna della sua vita. Direi che i segni furono molto chiari. Cito dal libro: la notizia di questa nuova vita concepita al di fuori del matrimonio creò un po' di scompiglio tra amici e parenti. L'amicizia con Chiara sembrò interrompersi con una serie di piatti frantumati in terra, tra lacrime e litigi. Un giorno mi disse, dice Kate, ma non capisci che ad ogni azione segue una conseguenza? Vedi, se lascio cadere un piatto, questo si rompe. Eppure tu sembri così tranquilla. Ed era vero, ero tranquilla. L'appartamento si sfaldò e ognuna tornò ad abitare a casa propria. Ottobre 2009, Johnny e Kate vanno a convivere. E Kate si allontana dal sacramento dell'Eucarestia. Il 4 dicembre 2009 nasce Gaia. I 2 anni successivi sono stati segnati da un ritmo frenetico di vita tra lavoro, sempre più impegnativo, e il nuovo ruolo di mamma. 10-12 ore di lavoro tutti i giorni, la casa, la bambina, le reperibilità notturne. Tutto ciò che esulava da questi due mondi, lavoro e casa, rappresentava una fatica e un sacrificio troppo grande. Lontana dal movimento, mantiene rapporti con alcuni amici, tra cui Erika, Maria e pochi altri compagni di studio. Nel giugno 2011 partecipa al pellegrinaggio Macerata Loreto e chiede alla Madonna che Jonathan maturasse il desiderio del sacramento del matrimonio. Al ritorno a Firenze, Johnny fissa l'appuntamento a una villa di ricevimenti e decidono la data, 16 giugno, il giorno di compleanno di Kate, il 16 giugno dell'anno successivo. Cito sempre dal libro: l'avvicinarsi della data del matrimonio inizia a generare in me, dice Kate, una domanda che Gesù mi faccia sempre più sua, che mi riafferri, anzi, che io mi lasci riafferrare totalmente. Il giorno del matrimonio, varcando la porta della chiesa, sono stata pervasa dalla certezza del bene che Gesù vuole alla mia vita. Camminando verso il suo abbraccio, quel giorno, per me e mio marito, sarebbe stato anche quello di una nuova prima comunione con lui. Verso quello della mia nuova famiglia si è chiarita la domanda vera del mio cuore, che la mia vita e quella della nuova famiglia che andava a formarsi potessero essere segno della sua grandezza e presenza sulla terra. Gesù, conclude Kate, non lascia disattese le vere domande del cuore. Da un po' di tempo Kate si sentiva un nodulino al seno che trascurava, pensando che fosse causato dall'allattamento di Gaia. Ma il 29 giugno 2012, dice lei, presa per un orecchio da mio marito, dopo aver spostato già 2 volte l'appuntamento per impegni di lavoro, eseguo un'ecografia al seno, poi biopsia d'urgenza. Martedì 3 luglio, giorno fatidico, 2 notizie importantissime. A mezzogiorno che Kate aspetta un secondo figlio. Grande festa. Nel primo pomeriggio la conferma che il nodulo è un tumore maligno, un carcinoma mammario. Iniziano i consulti tra medici e chirurghi. La strada sembra segnata, dice Kate. Il tumore è troppo grosso per essere aggredito chirurgicamente. Una chemioterapia sembra essere il primo step terapeutico obbligato. Nessuno però avrebbe iniziato una chemioterapia senza prima un'interruzione di gravidanza. Il 4 luglio vanno all'Istituto Europeo Oncologico e Kate inizia un percorso sperimentale di terapia compatibile con la gravidanza che allora era stata sperimentata solo su 100 donne. L'11 luglio, dopo anni, torna una vacanza di comunione e liberazione insieme a 2 amici, me e Saverio. Tutta la famiglia della Kate viene accolta da numerosi amici presenti,
alcuni conosciuti, altri mai visti. Ma Caterina ritrova la sua storia, la sua esperienza di fede e essa stessa scrive. La vacanza è un'esplosione di umanità, quella vera, che da tanto non vedevo più. Gli amici mi fermano e mi ringraziano per come stiamo vivendo quello che ci accade. I miei genitori intervengono all'assemblea finale e parlano di sé e dei loro amici, roba dell'altro mondo. Grazie agli amici e ai miei genitori così cambiati, che non parlano di me ma di loro, non mi sento più a posto degli altri, ma mi sento più responsabile della mia vita. Adesso ho una responsabilità verso me, verso la mia umanità, una responsabilità ritrovata. Quel luogo dove tutti mi hanno detto essere stata io d'aiuto per loro è stato quello che mi ha aiutato a prendermi ancora più sul serio. Uno allora può anche morire. Certo, però, che sta camminando verso il suo destino, quello buono, che risponde a un desiderio del cuore in modo misterioso ma corrispondente. Sembra assurdo dirlo, ma questa è una condizione di grazia per me. Allora uno può anche morire. Ecco, il libro racconta questa esplosione di umanità di Kate e chi lo legge è evidente che gli succede qualcosa perché incontra una persona. Dico sempre io, chi lo legge ride tra le lacrime, perché è una compagnia reale. Lo è stata per me che l'ho scritto e mi rendo conto che lo è tuttora per coloro che la accostano. Grazie. Partirei con una domanda per capire meglio chi era Caterina. Chi era Caterina in quel momento di pane e CL? Cioè, era una persona esplosiva prima e lo sarà anche dopo quello che Deborah adesso ci ha raccontato. Però quel momento della convivenza in appartamento dal libro emerge essere un momento cruciale, particolare, significativo. Sì, allora, diciamo che la casa era una persona molto esplosiva, fin da sempre, fin da bambine. Noi siamo nate e cresciute, noi come altri amici siamo nate e cresciute in due famiglie del movimento, per cui avendo comunque anche una familiarità con la Chiesa, familiarità con anche l'amicizia con Gesù, quindi pane CL, nel senso che appunto noi con il movimento di Comunione e Liberazione abbiamo fatto CS, gioventù studentesca alle superiori, poi abbiamo fatto il CLU, quindi l'esperienza dell'università. Lei era sempre una ragazza molto presente, partecipe sia nell'attività del movimento, ma anche nell'attività, diciamo, sia a scuola, si impegnava tanto, anche rispondendo un po', no, a questo desiderio di voler essere presente nella realtà, di voler essere, di voler conoscere Gesù nella realtà, nell'amicizia, e quindi anche guardando il rapporto tra i nostri genitori che avevano un gruppetto di fraternità, sempre all'interno della storia di Comunione e Liberazione, col desiderio di poter vivere quell'esperienza lì. Quindi la Kate come noi, insomma, ha sempre avuto questo desiderio qua, accompagnato dentro l'esperienza di GS, nell'amicizia degli amici delle superiori, nell'esperienza del CLU, quindi all'università. E quando poi siamo andati a vivere appunto in appartamento, diciamo che la responsabilità rispetto all'amicizia con Gesù non era più, diciamo, abbracciata, no? Anche un po' facilitata dalla comunità degli amici che avevamo intorno, ma era una responsabilità poi personale, quindi con il lavoro, abbiamo tutte cominciato a lavorare e quindi era appunto proprio una responsabilità personale del rapporto con Gesù. E lì infatti c'è stata un po' di crisi, no? Per cui tutte quante ci siamo un po', poi i primi amori, quindi anche un po' vita messa in discussione su cosa volesse dire anche desiderare l'amicizia, desiderare una compagnia di amicizia, avere anche una vocazione per la santità, no? Noi siamo abituati fin da bambini, amo sempre questi termini, la vocazione per la santità, che sembra una cosa così, cioè, non so, astrofisica, no? Per cui, che uno si ci pensa dei bambini, cioè che sono temi quotidiani, ecco. Però per noi era la normalità, perché comunque i nostri genitori vivevano un'esperienza così e quindi ce le facevamo certe domande, no? Anche
da cosa poteva passare la nostra, la vocazione, la nostra santità. Per cui se eravamo bambine, diciamo, boh, che ne so, davamo risposte un po' così. Ecco, poi quando siamo andate a vivere in appartamento e la responsabilità è diventata, questa vocazione, cioè della vocazione della propria vita è diventata personale, siamo entrate un po' in crisi, ecco. E, per cui niente, appunto, c'è stata anche un po' di discussioni, di litigi, di momento. Io quello che mi colpisce, nel senso, poi la casa è una grandissima amica, per cui mi colpisce l'amicizia con lei, il fatto che uno da quando è bambina ha avuto una quotidianità di rapporto che l'anche, che dico personalmente, mi ha anche mosso, no? Perché io, la Kate ha un temperamento completamente opposto al mio, cioè lei è una presente che si lanciava, che conosceva gente, che già, dico, racconto due episodi veloci, per dire, tempo fa mi è successo di una mamma in classe con il mio bambino più grande, eravamo a una festa alla materna, prima festa della materna, vedo questa mamma, la guardo e dico, ma io questa la conosco, non so dove l'ho vista, mi viene in mente una vacanza di GS, quindi mando un messaggio alla casa e gli faccio, Kate, ma te ti ricordi una ragazza, gliela descrivo e lei subito mi risponde, si chiama Pippi, perché la Kate aveva questa cosa qua, lei si ricordava di tutto e di tutti, cioè gente incontrata anche tantissimi anni dopo e lei si ricordava nome e cognome, cosa facevano nella vita. E quindi vado dalla mamma, da questa mamma, gli faccio, guarda, ma te sei, insomma, questa amica e hai fatto un campo di DGS? E lei mi fa, sì, davvero, ma io sai, non mi ricordo. Ho fatto, guarda, c'era anch'io, sai, non mi ricordo. Mi ricordo della Caterina Morelli. Non so, tutti si ricordano della Kate. La Kate si ricorda di tutti e tutti si ricordano della Kate. E uguale un'altra volta, sempre dopo che la Kate già era morta, entro in erboristeria, cioè proprio un ambiente che non c'entra niente, non è familiare. Entro in erboristeria e c'era una ragazza che serviva e gli do il mio numero di testa, insomma, avevo la tessera. Non mi ricordavo il numero, gli do il nome e cognome e fa, ma io ti conosco a te dal nome e cognome, ora mi ricordo. Eri in classe a Rodolino con la Caterina Morelli. E ho fatto sì, ma io mi dispiace, però non ho tutta questa memoria. E ho fatto, guarda, è successo questo e questo. Fa sì, lo so, perché l'ho incontrata tempo fa e mi ha raccontato. E lei si ricorda, è stata lei che si è ricordata di me. Per cui la Kate aveva tutta questa, a parte una memoria che non lo so, invidiabile, però aveva questa passione anche per la vita degli altri e gli altri la riconoscevano in lei questa passione per la vita. E, per cui niente, appunto, quando poi, ora ritorno, quando poi siamo entrati un po' in crisi, ecco, diciamo così, nell'appartamento. E quindi la Chiara stava male, aveva bisogno di un sostegno. La Kate, diciamo che la risposta a cui, la risposta che ci ha, la cosa che ci ha proposto per la salute della Chiara era questo pellegrinaggio a Lourdes, che poi è raccontato anche insomma, nel libro, ha accennato la Deborah. Perché, proprio perché la Kate diceva, io non so gestire le cose, cioè non so dare una risposta, l'unica risposta che so è andiamo a chiedere. Chiediamo e quindi siamo partiti, siamo andati a Lourdes in 3 giorni, insomma, toccate il fuga, queste cose alla Johnny, che poi dopo è diventato un po' il marchio di fabbrica di Johnny e della Kate, di questi pellegrinaggi a Lourdes in 2 giorni, così. E niente, e quindi insomma siamo andati. Poi quando siamo tornati, che la Kate aveva scoperto della gravidanza della Gaia, e lì c'era stato anche appunto un po' di allontanamento suo, un po' di allontanamento nostro anche alla vita sia di CL che anche tra di noi. Poi appunto questa nostra amica è stata ricoverata e allora lì la Kate ci ha richiamato e ha detto, ma allora, tanto noi non siamo capaci di aiutarci, no? Se non in un modo solo, chiediamo, chiediamo. E quindi facevamo questo rosario. 3 volte a settimana ci trovavamo a casa sua a dire il rosario per questa nostra amica e con la Gaia piccolina, era appena nata, era nata da poco, per cui la Gaia stava nel mezzo nella palestrina e noi dicevamo questo rosario. E per cui questa è stata sempre un po' la proposta,
della casa, no, di fronte a una domanda di aiuto, di difficoltà di altre amiche, lei diceva: non abbiamo una risposta, chiediamo. Quindi, nella forma di un pellegrinaggio, nella forma di un rosario, nella forma. Quando poi dopo è venuto fuori insomma, la malattia, la prima cosa, eravamo a casa mia, io, cioè a casa mia, sì, eravamo a casa mia, ero già sposata, ora stavo cercando di. Sì, mi sono sposata un mese prima della casa, sicché insomma ero sposata da poco, e fece questa cena a casa mia, nostra, in cui vennero insomma, tutti i nostri amici, e lei ci disse questa cosa del tumore. La prima risposta che ci venne a tutti di dire fu: andiamo a Montenero. E quindi facciamo questo pellegrinaggio a Montenero. E diciamo da lì poi è partita un po' la storia anche di riavvicinamento sia al movimento e in generale comunque anche a ricercare questa preferenza del rapporto con Gesù. E ecco, niente, questo. Se penso a quel periodo lì mi viene in mente questi aspetti qui, sia appunto questo desiderio, no, della casa di ricercare sempre questo rapporto, questa amicizia con Gesù, questa amicizia tra di noi che fosse però che passasse attraverso, no, un rapporto con la Chiesa, con Gesù, con un desiderio nostro, no, di rispondere alle nostre fatiche. Poi sono venute nella malattia sua, ma anche nei matrimoni nostri, nei figli e tutto quello che era quotidiano, rispondendo attraverso appunto una fedeltà alla Chiesa, una fedeltà al movimento, una fedeltà a una strada che portasse, che riconoscesse, no, che c'era qualcos'altro, che ci faceva vivere le circostanze e che ci dava la possibilità di esserci nelle circostanze. Se può Grazie. essere. Mi riaggancio a una cosa che dicevi, no? Questa propensione dell'Acate a lanciarsi sempre, a ricordarsi di tutti, a coinvolgere tutti, che penso tutti noi abbiamo vissuto, no? Chi come me l'ha incontrata all'ultima ora, no? Insomma, e questo desiderio di rapporto sempre con Gesù. Come questa sua propensione di carattere e questa sua decisione di ricercare sempre Gesù, venivano vissute nel suo essere medico. Tu che insomma hai studiato con lei e comunque immagino vi siete confrontate per una vita, no, nella vostra professione simile. Assolutamente. Allora, intanto, vabbè, questa propensione era evidente nel modo di vivere l'università, quindi faccio un passo indietro prima ancora di diventare medico. Io ho studiato con lei ed è stato una grazia già quello, perché c'è stata una grande compagnia tra di noi e tra quelli che sono i miei amici più cari alla fine anche adesso, no? Quindi un legame fraterno, nato condividendo la quotidianità anche faticosa dell'università di medicina, ma che poi è diventato un condividere tutto, cioè veramente tutto, della vita, e che ancora ecco, la sentiamo così tra di noi, che abbiamo vissuto l'università insieme, che magari abbiamo preso strade, vie, abitiamo in città diverse, però c'è una fraternità che è veramente legata al fatto di condividere un senso della vita, e questo l'abbiamo iniziato a sperimentare all'università e non finirà mai. E quindi c'è ancora il gruppo amici, dove adesso c'è Johnny, non c'è l'Acate, però appena accade qualcosa nasce una condivisione immediata. Quindi per me intanto la grazia di questo nel periodo dell'università, che è stato poi un divertimento, cioè è stato uno studio serio, serio vuol dire fino alle 3 di notte sotto esame, serio vuol dire chiedendosi il perché, facendo schemi, aiutandosi nei momenti di fatica, di stress, di alienamento, anche di alienazione che ci può essere durante la facoltà, ma di grande gusto, perché poi era un vivere appieno, era un incontrare le persone, e io ho precisamente in mente tanti momenti cruciali della vita di tanti amici che in cui lei li ha incontrati, cioè io ho almeno due persone ho in mente chiaramente il momento in cui è cambiata la traiettoria della loro vita. E non so se sono, non mi ricordo se sono citate nel libro, forse no, però
cioè lei era una che tu la mattina andavi a dire l'Angelus, una persona ci richiedeva dove era l'aula, non so cosa, e lei non è che gli diceva banalmente, guarda, vai lì 2 metri, lei diceva, vabbè, ti ci accompagno, vieni con noi a dire l'Angelus. E a una persona gli è cambiata la vita così, completamente, cioè da quel momento è cambiata la religione, perché da musulmana poi alla fine si è convertita. Si è sposata e la Kate è stata sua testimone, ora vive in Svizzera con il marito incontrato nel movimento con 5 figlie. Io c'ero, cioè in quel momento io c'ero qua, c'ero, ero lì. Quindi mi viene i brividi tutte le volte che ci ripenso, dico: ma se non gli fosse venuto in mente di prendere sul serio quella richiesta, ma dov'è che vado alla lezione? Cioè, avesse risposto in modo gentile e cortese, ma estraneo, cioè come avrei fatto io. Forse la sua vita non sarebbe cambiata, forse il mistero avrebbe fatto qualcos'altro, non lo so, però mi colpisce tanto. Oppure un'altra amica incontrata ai corsi che facevamo, che organizzavamo, e la Kate era ovviamente il motore trainante di tutto. Ad agosto, invece che essere al mare, eravamo a organizzare i corsetti per aiutare le matricole a entrare a medicina. E quindi incontrammo una ragazza, un tipo veramente particolare, con 1.000 tatuaggi, piercing, una tipa esplosiva ma molto affascinante, e che si innamorò di un ragazzo, un nostro amico, che faceva il corsetto di fisica, grandissimo amico della Kate. E la Kate lì ha visto lungo, cioè che poi due persone completamente diverse, no, tra di loro, e tra di noi diciamo, ma che lei si è imbaghita, ma che... E invece poi la Kate ha promosso questo imbaghimento, che è diventato imbaghimento di questo ragazzo, ma poi imbaghimento della vita, della chiesa, di tutto, per cui conversione, e poi anche matrimonio, anche lì siamo a 5 figli. Quindi dico, anche di lei, io quando ci penso, dico, io c'ero quando si è cambiata la vita, e la Kate, non dico che è stata lei a, però è stata lei a credere anche in quello, cioè ad abbracciarla questa ragazza in un'amicizia, ad essere testimone pure di nozze di questa ragazza qua. Quindi la vita con la Kate all'università era così, cioè era un continuo, e poi è diventata, si è candidata per il consiglio di istituto, insomma di facoltà, e allora conosceva i professori, era un rapporto comunque veramente di dialogo con tanti professori, con le persone delle liste opposte, cioè arrivava, andiamo a prendere un caffè con questo e ti portava la gente più assurda, cioè era così, star con la Caterina era così, che veramente conosceva mezza facoltà, se non di più, ma in rapporti veri, cioè rapporti di vera amicizia, cioè come di lei partiva dalla stima per quell'altro, che fosse completamente di idee, di estrazione culturale, di etnia, cioè totalmente aliena da te, lei si buttava, cioè era un qualcuno che incontro e perché no, no? Cioè, non aveva un pregiudizio, ecco. E quindi noi vivevamo così un po' veramente dietro a lei, tra l'altro era la nostra responsabile di facoltà, quindi veramente l'abbiamo seguita, e magari ci ha cambiato anche a noi un po' il temperamento, no? Io se penso a certe cose che faccio oggi, mi trovo addosso qualcosa anche del suo temperamento, perché io certe cose di mio non le farei mai. Quindi, insomma, ecco, già il periodo dell'università è stato questo, cioè uno studio serio, ma veramente un buttarsi, come diceva la Mary prima, nella realtà al 100%, facendo anche tanti errori magari, no? Però con un gusto di vivere che era contagioso. Infatti Deborah prima citava le parole della Caterina che diceva da qui in poi un'esplosione di vita, ma sì. più esplosione di vita No, di no, così ancora cosa di c'è più. No, stato? t'assicuro, ancora di più. Ancora di più, perché cioè uno potrebbe dire è giovane, è gagliarda, è intelligente, è una bella Bella, una bella ragazza, ragazza, certo. cioè che c'ha lo spirito, sa cantare, sa ballare, cioè per forza, no? Cioè, che gli Sa va tutto, recitare, cioè, organizzava le cose sa teatrali recitare, con i cioè, bambini. di tutto, no? Vabbè, come gli può andare? C'è cioè, una che ha questo temperamento e quindi la vita va bene, incontra, contagia, però diventa paradossale quando la vita va male, cioè quando le cose vanno storte. Le cose vanno storte, allora se è un problema così di temperamento, potrebbe anche succedere che tu vai giù, che tu molli, che allora quella cosa lì non è più vera, perché le cose non ti vanno più bene. E invece non è così, cioè questa sete di vita che è di temperamento, ma che poi era fondata sulla roccia vera di un cammino che stava facendo, nemmeno quella malattia, nemmeno dover rinunciare a essere medico, nemmeno rimanere incinta della persona più assurda in quel momento, per me assurda, che nessuno si sarebbe aspettato, era una cosa contro la Cato, che poteva bloccare un progetto di vita bello, che poi è un progetto di un altro.
ma che è più vero e più bello di quello che potevamo avere in testa noi amici, anche per lei, no? Che, cioè, diciamo, le cose accaduse, Anche lei, certo, perché anche e lei si anche voleva lei, sposare, e lei, anche cioè lei, non è cioè, che lei si voleva. voleva sposare, cioè, intanto, e quindi anche il periodo di attesa di questo matrimonio l'ha vissuto con fatica, però stimando tantissimo quello che è il suo marito. C'è una stima vedendo oltre, perché colui che per noi era la persona più disadatta a stare con lei, perché boh, l'avevamo conosciuto da poco, cioè, apparentemente non aveva nulla in comune, né la fede, né gli interessi, niente, se non la Fiorentina, l'unico interesse in comune all'inizio. E invece poi si è rivelato veramente l'amore grandissimo della sua vita. Cioè, io se penso all'amore vero e cioè, la santità nel matrimonio, io ho in mente lei, punto. Cioè, la cosa più chiara è lei per me, perché ha creduto in quell'amore lì, ha creduto in chi gliel'ha dato, ha creduto in chi ha permesso che accadesse tutto quel che è accaduto, perché quando lei è rimasta incinta ha iniziato a pregare di innamorarsi di Johnny, cioè, che è una cosa assurda, cioè, pregare di innamorarsi di uno, cioè, uno potrebbe pensare l'amore è mio, poi le cose di facoltà, l'incontrare la gente, il movimento, la chiesa, c'entra Dio, ma sull'amore è la roba mia. No, cioè lei che aveva un'estraneità con questo ragazzo ha iniziato a pregare e si è realmente innamorata di Johnny, di un amore, di un trasporto, di una carità mai vista. Quindi, cioè, dico, quel temperamento lì sì, però niente, cioè, è vero il temperamento, però lei ci ha creduto e ha fatto un cammino, rinnovandolo ogni giorno. Quindi non è un problema la casa, c'è cioè, il temperamento. Sì, però gli sono andate di schifo, se vogliamo, da un punto di vista umano, le cose. Cioè, ha dovuto rinunciare a quello che pensava di fare di lavoro, cioè si è trovata con una gravidanza in attesa, a dover rivedere tutta la sua vita, messa in discussione da tanti anche delle persone più prossime a lei, cioè insomma non è che proprio poi la malattia, poi anche le metastasi, cioè se vogliamo da un punto di vista umano è andata ogni cosa storta, no? E nemmeno quello è stato, cioè, un ostacolo a questa esplosione, quindi c'è cioè, un qualcosa di umano ma anche di eccezionale che va oltre. Mi viene subito da chiedere se volete anche rispondere insieme, non lo so, perché il sottotitolo di questo libro è La volontà di Dio rende tutto perfetto, che si riaggancia molto a quello che stavi dicendo Sì. adesso, no? Però è una frase assurda, no? Se uno non l'avesse visto negli occhi della Kate questa frase resa carne, viene quasi rabbia. No? In che senso è perfetta una donna che lascia i figli e il marito a 36 anni, quanti aveva, insomma, in che senso è perfetto? Non sembra perfetto per niente, no? Quindi perché è vera questa frase e se volete anche raccontare da dove viene? Allora, è vera, cioè resta diciamo, una quota di mistero in questa frase, perlomeno per me, per cui cioè, chiaramente ci abbiamo tutte in mente il dolore suo, cioè il dolore dei familiari, la nostalgia che tutti sentiamo, quindi su questo non cioè, diciamo, anche per me resta tanto di mistero e la dovremo anche vedere tutta. Tutto il dipinto bello, no? Penso quando speriamo tutti potremo essere nella gloria, speriamo anche noi, oltre a lei, avremo forse chiaro tutto. Però anche adesso, in una dimensione umana, e quindi dove resta quel mistero, quella parte di mistero, possiamo dire che cioè, non potremmo negare la bellezza di quello che abbiamo vissuto. Cioè, io non posso negare la bellezza di come l'ho vista vivere e della novità che ha generato nella vita, innanzitutto di suo marito, che comunque attraverso di lei ha avuto una conversione su un temperamento buono, su un cuore buono, però Johnny è, diciamo, pur restando Jonathan con i suoi limiti, col suo temperamento focoso, certo, come tutti, però ha un'umanità che è fiorita e che ci ha fatto innamorare a tutti, anche, cioè, per cui c'è lo stesso legame di affetto che c'era per lei, ora io lo sento per lui allo stesso modo, no? Quindi tutto ciò possiamo dire che è male, cioè possiamo dire che è male quello che lei ha generato e la serenità dei suoi amici e dei suoi familiari, che seppure in una nostalgia grande, cioè la mamma stessa, che finché lo dice un'amica uno può dire ma la madre, lei lo dice, cioè paradossalmente il giorno del funerale per me è stato un compimento di mia figlia, una festa, non posso dire che è
che questo è male, non lo posso dire, cioè con tutto il dolore, oggettivamente non lo posso dire, perché la vita della casa è una vita compiuta, cioè se io penso alla sua vita, al suo matrimonio, è una vita compiuta, perché non è stata più lunga, ce lo dirà il nostro Signore, però quello che abbiamo visto non possiamo dire che quello che si è generato in lei, nei suoi familiari e veramente non saprei dire in quante persone, perché ancora adesso stiamo scoprendo persone che sono state toccate e cambiate, quindi nemmeno sappiamo bene, non ci sono dei limiti, cioè è un oceano, è una cosa che dilaga di bene che ancora sta continuando. Quindi non, cioè, dico, c'è una perfezione in questo? Sì, c'è un mistero anche. All'asilo di mio figlio, i miei figli facevano il disegno del lunedì e dopo il funerale di Caterina, la mia figlia Caterina disegnò una chiesa con i fuochi d'artificio. E la maestra poi scriveva la descrizione, no? Chiaramente i bambini non sapevano scrivere, e c'è scritto dietro il disegno: siamo andati a un funerale e ci sono stati i fuochi d'artificio. Io ho pensato, oddio, la maestra pensa che siamo pazzi. Sì, siamo, o no, siamo pazzi? Deborah, volevo chiederti appunto questo, chiuso un po' senza raccontare, no, il tuo breve racconto, ma perché giustamente bisogna poi leggere il libro che è l'occasione per incontrare Caterina, insomma. Però volevo chiederti lo stesso un approfondimento sulla fine, sugli ultimi istanti di Caterina e il funerale, perché quei fuochi d'artificio? Allora, prima di arrivare ai fuochi d'artificio devo raccontare due aneddoti, due fatti a cui ho assistito che sono forse una cosa veramente fa capire che cosa significava per lei, cioè che cosa significa per noi guardare lei in quel momento. Allora, il primo risale ad agosto, all'agosto, il suo ultimo agosto, in cui eravamo al mare, in una casa bellissima. Una convivenza praticamente perché stavamo tutti nella stessa casa. Lei aveva un pancione così, ovviamente provocato, la gente pensava fosse incinta, ma ovviamente era provocato dalla malattia al fegato, insomma, dal fatto che ormai non funzionava più e lei lo sapeva, anche se lì diceva che era un po' d'aria, che doveva, non so, smaltire e così. Comunque, insomma, era molto, molto appesantita. E siamo andati un giorno in una chiesa e lei era si è inginocchiata a pregare davanti al crocifisso. C'era un crocifisso di questi moderni molto esosi, esuberanti, no? Per cui tutto sangue, tutto rosso da tutte le parti. E c'era praticamente questo ginocchio tutto insanguinato, c'era il sangue rosso che grondava, ma era veramente brutto, però insomma, cioè, sono queste cose un po' kitsch. Lei era lì che pregava lì davanti e dice: comunque, guarda te Gesù, io sono qui, sono in vacanza. Sì, ho questo problema, però guarda te come stai. Io almeno tutto sto sangue nei ginocchi non ce l'ho. La sera cade dalle scale e si rompe, cioè praticamente ha una gamba tutta gonfia, tutta tumefatta. Per cui in vacanza con questa gamba così. E è lì che è nata l'idea del libro. E con questa gamba come fatta, la sera non riusciva a dormire, era un po' agitata, si va tutti a letto e il giorno dopo saremmo dovuti andare al mare e dovevamo portarci via le cose da mangiare. Per cui lei fa: andate tutti a letto, non vi preoccupate, ci penso io a fare da mangiare finché non mi addormento. Alle 2:25 ci manda un messaggio per farci la buonanotte, dice: ho finito tutto, e ci manda una foto con tutti i barattoli di insalata di riso per tutti i gusti, cioè, perché lì c'era chi non mangiava il formaggio e quindi ha fatto il suo cosino per chi non mangiava il formaggio, poi c'era quella che gli piacevano i wurster, allora l'ha fatta col formaggio e i wurster, cioè c'era quella che gli piaceva con la maionese, per cui ha fatto quella che gli piaceva. Sì, il problema è che eravamo 25 persone, quindi lei ha fatto un'insalata di riso per 25 persone divise a strati e ci ha mandato questa foto di questa piramide di barattoli di insalata di riso, ognuno con la sua caratteristica. Ecco, questa è la prima cosa. La seconda cosa, 6 gennaio, è morta l'8 febbraio. Si fa una festa con il gruppetto della nostra scuola di comunità,
per la Befana, tombolata tradizionale, eccetera, eccetera. Lei arriva, che vi giuro, non riusciva a camminare, cioè camminava lentissima. Lei è arrivata, si è messa a sedere in un punto, praticamente ha animato tutta la festa. Cioè, in continuazione applaudiva, in continuazione gridava, aveva un filo di voce, cantava, urlava i numeri della tombola. Era una cosa che non c'era, ha urlato il too biggy. Cioè, e poi doveva essere accompagnata in bagno perché non ce la faceva a fare 10 10 metri. metri dalla sedia al bagno. Ed era una cosa incredibile. E io a un certo punto più volte ho detto, io voglio essere come te. Io voglio essere come te, perché tu sei perfetta, non io. Non io che non ho nulla, tu che hai tutte queste cose e che hai questa coscienza, sei perfetta. Perciò io questa frase la capisco perché guardo lei, perché che la volontà di Dio rende tutto perfetto è troppo visibile in quello che che i miei occhi hanno visto. Non c'è un'altra possibilità. E così, quando è morta, non c'era altro da fare. Che cosa potevamo fare? Cioè, quando è morta, siamo stati trascinati dentro questa positività assoluta. Per cui io sono entrata in casa e ho visto gente che cantava, gente che pregava, gente che. E lei, io sono andata a salutarla, la gente che mi spingeva, c'era un non lo so, un quadrato di stanza in cui io, quando eravamo in 4-5, in quella camera mi sentivo sempre un po' soffocare, cioè ce n'erano 40-50 di persone, quindi. E che quando sono arrivata mi spingeva la mamma, i miei Johnny mi spingeva ad andare a salutarla, e dico, ma dove passo? E comunque passavo, perché c'era un fitto di gente, e comunque passavo, e arrivavo ad abbracciarla, e lei abbracciava, salutava tutti, fino a che a un certo punto non è. Di lei non si è sentito, si sentiva soltanto il respiro, o ogni tanto qualche, non so come si chiama in gergo medico, ma qualche, non so, rumore, insomma, qualche, forse rantolo, ma non è proprio, sì, quello. Ma era, praticamente eravamo trascinati dentro una positività, dentro un pianto incredibile che non era possibile non riconoscere, non era possibile non seguire e non era possibile non abbracciare. Perciò quando siamo andati al funerale, a me ha fatto impressione che la gente veniva da me e mi diceva, ma che è? Ma cos'è? Matrimonio. Cioè, cosa sta succedendo? Perché non capivano, no? Non si capiva se era una festa o se era un lutto. Eppure piangevano tutti, ma non avresti mai detto che era un lutto. Piangevano tutti, ma avresti detto che era una festa. E quando siamo usciti e abbiamo fatto, sentito i fuochi d'artificio e abbiamo salutato la Cate con i fuochi d'artificio, c'entrava perfettamente, ci stava perfettamente, perché era una rinascita, era una festa per una nuova nascita. Forse abbiamo percepito tutti in quel momento che quando si muore si rinasce. Mi posso attaccare a questa cosa perché volevo raccontare a proposito dell'ultima sera. Io sono il giorno, cioè, insomma, la sera io ero stata al pomeriggio, diciamo la mattina, il pomeriggio, ero uscita dal lavoro, ero corsa dalla Cate per abbracciarla, per salutarla, sapendo che comunque lei stava compiendo, no? La sua vita. E ero stata un po' con lei sul letto, non c'era nessuno, insomma, ero io stata un po' lì col letto. Poi dopo dovevo tornare a casa perché avevo i bambini piccini da riprendere da scuola, eccetera, eccetera, per cui torno a casa sapendo che comunque era il momento in cui avevo salutato, l'avevo salutata. E poi tornando a casa la sera, faccio la cena, metto a letto i bambini, mi chiama la sua sorella, per cui un colpo al cuore, ho detto vai, ci siamo. Invece mi chiama la sua sorella, la bene, e mi fa: guarda Mary, vieni, perché qui stiamo cantando. Io faccio, come state cantando? Cioè, non è possibile. Per cui arrivo lì e penso, dai, Kate, stanno cantando, te ne stai andando, aspetta un attimo, no? Nel senso, ormai arrivo, io ho 10 minuti di macchina e ci sono, per cui faccio le corse e arrivo lì, mi fiondo, nonostante, come diceva la Deborah, il cicciaio di gente, mi faccio spazio, mi fiondo e stavano cantando, ma stavano cantando per L'inno della dire, Fiorentina, tipo, ecco. sì, la canzone delle vibrazioni, che alla Sì, casa piaceva un sacco, esatto, lei sì. Valera,
cioè, stavano cantando non come se fosse, non so, un momento Gregoriano. sacro, come se fosse una festa, per cui io sono rimasta lì a cantare e avevo questa letizia nel cuore che non so nemmeno spiegare, non so spiegare nemmeno ora, perché a volte veramente mi cruccio per delle bischerate e poi penso a quella sera lì, cioè a quella letizia in cui sono tornata a casa e poi insomma siamo venuti via e poi la casa è morta poco dopo, io non c'ero quando la casa è morta, però insomma era l'una di notte, siamo venuti tutti via perché poi insomma saremmo in un condominio, comunque potevamo continuare a cantare all'infinito. E sono tornata, e il giorno dopo mi sono svegliata con la notizia, appunto, che con quella casa non c'era più, con una gioia nel cuore di dire: ma questo è il destino di ognuno di noi, cioè il compimento della mia vita. Io vorrei proprio che fosse così, questa festa, io lo auguro per la mia vita. Tanto che mio marito mi dice sempre: se sei scema, perché cioè, cosa ti auguri di morire? E io gli dico: no, ma non è il fatto di morire, è il fatto di vivere, di avere questa pienezza di vita, per cui il giorno della tua morte, il giorno del tuo compimento, il giorno in cui tu vai da Gesù ed è il giorno in cui tu sei compiuta, per cui questo desiderio qui di poter vivere la mia vita con questa letizia continua, con questo desiderio qui di compimento totale, ecco, nulla, volevo solo aggiungere Mi questo. viene da dire, ascoltandovi, che la Kate era così certa del compimento della sua vita che non aveva paura di niente, non aveva paura di incontrare uno a caso in facoltà, non aveva paura di parlare ai suoi bimbi dicendo loro la verità, cosa che è veramente rara, no? E invece lei lo faceva. Aveva paura, ma non era questa l'ultima parola, ma l'ultima parola era la volontà di Dio, come Gesù nel Getsemani. Aveva paura: se puoi allontana da me questo calice, ma non la mia, ma la tua volontà sia fatta. Questa, se devo pensare a un momento della vita di Gesù a cui la Kate somiglia, è quella, quel momento lì. E, appunto, già Maria dicevi adesso che l'amicizia con la Kate in qualche modo sembra continuare, no? Anche adesso, tanto che ti si illuminano gli occhi, no? Adesso nell'istante presente, dopo tanti anni da questi fatti. Per questo volevo, magari come conclusione, anche Deborah chiederti, no? Questo libro che è nato mentre c'era ancora la Kate, no? Con la Kate, ma si è sviluppato. E la tua amicizia con la Kate, mi viene da dire, si è sviluppata anche dopo la morte della Caterina. Per cui, se ci dici un po' come è nato questo libro. Questo libro è nato quel giorno in cui la Kate aveva la gamba così tumefatta e raccontava queste cose, questo dialogo che aveva con Gesù, e io per l'ennesima volta gli dissi: Kate, dobbiamo scrivere un libro. Lei, allargando le braccia, mi fa: Debbie, se questo libro non lo scrivi tu, non lo scrive nessuno. Sai che ho sentito, diciamo, una chiamata abbastanza stringente. E vabbè, lì mi sono detta: inizieremo, però un po' tergiversato, anche perché aveva iniziato, la Kate aveva iniziato a dettarlo a una ragazza. E quindi ho fatto un passo indietro, non avevo ben capito se dovevo riprenderlo in mano, se non dovevo riprenderlo in mano, quindi insomma. Ma l'esigenza della Kate qual era? Raccontare a No, tutti? O qual era l'esigenza della l'esigenza Kate? della Kate non c'era, c'era l'idea di dire: questa vita che stiamo vivendo è una vita di grazia, dentro un sacrificio grandissimo, dobbiamo raccontarlo a tutti, dobbiamo dirlo a tutti, cioè dobbiamo fare in modo che tutti ci possano incontrare, ci possano vedere. Possano vedere la bellezza che noi viviamo dentro il sacrificio della vita. Per cui era veramente un desiderio di sostenere la vita degli uomini, raccontando quello che vivevamo. E quindi io ho iniziato a scriverlo, che lei era in vita, ma un mesetto e mezzo, perché dopo un po' vedevo che in tutt'altre faccende affaccendata non mi rispondeva. Io ho ancora delle mail in cui gli faccio delle domande, gli scrivo delle cose ma non ho risposta, ho dei messaggi in cui gli scrivo delle cose ma non ho più risposta. E quindi poi per me è diventato il lavoro di dialogo con lei e di dialogo con
tutte le persone che in qualche modo hanno incontrato lei o di cui lei ha parlato, no? che avevano a che fare con la sua vita. Per cui io dico sempre, questo libro è un libro di storie in cui io conosco tutte queste storie e nessuno di loro conosce me. O pochi, la metà di loro conoscono me, non sanno neanche chi sono, cioè comunque lo sanno perché ho scritto il libro, ero amica della Kate, ma io ho davvero scavato nella vita delle persone attraverso i racconti di Johnny in particolare, di Maria Chiara in particolare, di Erika, di altri amici, e di Benedetta, la sorella di Caterina, e quindi io sono entrata anche a volte con i piedi di piombo, a volte una frase è stata cambiata 10 volte, 20 volte per non, cioè per immedesimandomi con la persona di cui stavamo parlando. E quindi è stato un lavoro grandissimo di dialogo con la Kate. Io più volte mi mettevo davanti all'immaginetta della Kate e gli dicevo: ma posso parlare così di questa persona? Posso dire questa parola di questa persona? Questa parola secondo te è giusta, è corretta? Fino, vabbè, al momento che racconto sempre, che quando il libro era concluso, finito, tutto a posto, arriva che ognuno ci vuole mettere la sua. E quindi io, cioè, volevo pubblicarlo perché era lì, cioè, e però si aspettava, si tergiversava, si doveva rileggere, rivedere. Sì, che io vado al cimitero della Caterina, arrivo, incontro l'Elisa, una nostra amica con un mazzolino di mimosa. Deborah, che bello, portiamo insieme il mazzolino di mimosa alla Kate. Mazzolino di mimosa? Aspetta, vado dal fioraio e faccio: dammi la pianta più grande che hai. Mi danno una pianta così, con un tronco rosso alto così. Ho detto: benissimo, il tronco rosso è il segno di sanguigno, quindi si capisce subito. Prendo questa pianta, vado davanti alla tomba della Kate, boom, gli metto la pianta davanti e faccio: Kate, se non te lo scrivi tu questo libro, non lo scrive nessuno. E gli rilancio la mia frase, e da lì sono uscita dicendo: tu hai scelto me, io porterò a compimento quest'opera. E poi da lì a breve il libro è stato pubblicato. Abbiamo trovato, da lì poi abbiamo trovato tutto: editore, correttore di bozze. È stato uno scivolo, cioè, uno dei molti miracoli, uno dei molti miracoli in questo libro, raccontati in questo libro, esatto, di cui abbiamo citati veramente pochi. Allora, Storie di Kate, edizioni San Paolo, grazie ai nostri relatori e buona lettura a tutti. Grazie, grazie. Grazie.